so se la sentite questa libertà dalla sessione estiva, questa pace, tranquillità. Non so se vedete sul mio viso le ultime notti insonni. Giuro che sono troppo felice. Sto realizzando che inizia l'estate. Così Bianca Cadaverica inizia la mia estate. Con un'unghia rotta inizia la mia estate. Che schifo! Ogni minuto che passa realizzo sempre di più e mi svuoto sempre di più. Chi ancora non fa l'università, chi non ha mai passato una sessione, soprattutto la sessione estiva, che è la peggiore di tutte, secondo me, non sa che vuol dire questa sensazione. Ho deciso di iniziare questo vlog, anche se sono praticamente quasi le 5, e perché sì, perché voglio assolutamente vloggare oggi. Ho tante cose da dirvi, avrei tantissime cose da dirvi. Il vlog verrebbe di, penso, mezz'ora se vi dicessi tutto quello che voglio e che ho da dirvi. Innanzitutto, nelle ultime settimane ho provato tante volte, ho iniziato a vloggare, ho dei video nel telefono perché avevo iniziato a farlo, ma poi non era tanto trovare il tempo di vloggare perché 10 minuti in una giornata non sono niente, ma che poi non avevo il tempo di montarli perché dovevo studiare. Ho molti amici che stanno facendo anche gli esami di stato. A proposito, volevo augurare buona fortuna a tutti quanti. So che li avrete già fatti, però per gli orali, tutte le persone che mi seguono, che sono iscritte, che mi stanno guardando e che sono sotto la maturità, fatecela, perché ce la farete. In questi giorni ho studiato un sacco e la mia vita è girata intorno a questa. A questo, nel frattempo, è successo anche tutto come posso dire, il casino dei Knicks Face Awards, e io non ricordo l'ultimo vlog quando l'ho fatto. Non mi ricordo se ero passata nella prima fase oppure se era ancora prima, cioè non mi ricordo proprio quando l'ho fatto quel vlog, ci credete? Niente, sono passata nei top 20 e non sono passata nei top 10, però cioè, ci sta. Anzi, io ho visto tante persone dispiaciute, più dispiaciute di me. Io devo dire la verità, proprio sincera e onesta, non ero dispiaciuta, proprio perché sarebbe stata un'altra grande, troppo grande distrazione e avevo l'esame a pochissimi giorni. Adesso che sono libera, posso aiutare Deborah con le riprese se ha bisogno. Debsi è passata e poi sono curiosissima di vedere tutti i video proprio da spettatrice, perché a me, cioè, questa cosa di Knicks Face Awards, secondo me, ha proprio portato nell'aria una voglia di creatività. Una voglia di andare fuori gli schemi, di fare qualcosa di diverso, di sperimentare nel make-up e di associare di più il make-up all'arte che a semplicemente come correttivo, no? Come magari ho fatto oggi, un trucco carino, semplice, assolutamente nude per l'esame, per essere carina, e semplicemente correttivo perché sotto c'ho un sacco di brufoli perché sono stata a casa tutto il tempo. Però sì, proprio di sperimentare di più e anche a me stessa nel trucco di tutti i giorni sono cambiate tante cose, sperimento tanto di più. E non solo da me, ho visto anche proprio in generale dalle persone che seguo anche su Instagram, sì, che c'è molta più voglia di creatività e spero che non si estingua questa voglia semplicemente con la fine del contest, spero che rimanga perché è bello sperimentare. Tra un'ora esce Nicola da lavoro, viene qua e stasera ce ne andiamo al sushi. Vorrei andare al sushi al quale sono andata una volta con Martina. Ed era quando ci siamo andate, veramente non ho mai mangiato un sushi così, ti si squagliava in bocca, era buonissimo. Quindi vorremmo andare lì anche perché anche lui, il 24, ha dato il suo ultimo esame. E non solo della sessione estiva, era proprio il suo ultimo esame della specialistica, quindi è l'ultimo esame della sua vita, anche se quando io ho detto, lui mi ha detto: no, mo, perché ci saranno sempre esami nella vita. È troppo bello rilassarsi, è troppo bello stare tranquilli, in pace. Anche perché tra gli esami e tra Knicks Face Awards, io ho vissuto un periodo di ansia forte, cioè mi ha aiutato tanto. Me la faccio vedere. Quella tisana, questa qui dell'Angelica, che avevo trovato in una degusta box, che si chiama Mille e una dolce notte, perché io sono un'appassionata di camomilla, cioè io quando mi devo rilassare prendo la camomilla, mi piace il sapore, mi rilassa e tutto quanto, però in estate fa veramente
veramente veramente troppo caldo per prendere la camomilla. Invece questa qui, come c'è scritto anche infusioni, anche cacchio, c'è scritto infusioni in acqua fredda, non c'è scritto anche. Poi, cos'altro è successo in questi giorni? L'Inghilterra e il Regno Unito, anzi, è uscito dall'Unione Europea, cioè più che altro ha votato per uscire il popolo. Poi se uscirà non si sa, già stanno a fare 3.000 cose per cambiare idea. E a me è ritornata la voglia di andare a Londra. Voglio partire. Io quest'estate voglio assolutamente partire. Con Nicola stiamo pensando a dove andare. Stiamo valutando anche se rimanere in Italia e vedere posti che magari non abbiamo visto dell'Italia. Molto quotata la Puglia, anche perché è vicina alla Calabria, quindi potremmo andarci proprio direttamente da lì. Dobbiamo cercare una casa, dobbiamo cercare una casa. Se siete della Puglia e sapete qual di qualche casa in affitto a poco, magari fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Stavo vedendo il vlog di Di Fiore, che è questo ragazzo di cui vi parlerò più tardi, sempre nel vlog, perché voglio farvi vedere sia i bracciali sia lui, poi vedrete come. Oh, ma questo è un Vanni selvatico. Oh, ma non mi siamo bianchi, facciamo schifetto. Ci sono mia sorella e mia madre che... Cioè, mia sorella è nera. Romy! Romy? Ma guardate quanto è nera mia sorella. Non siete, Madonna. Stavo mettendo un po' in ordine, in divisione, Telefonata dopo. i tre premi del giveaway che ci sarà. Penso che sarà il prossimo video che pubblicherò sul canale. Volevo approfittare per farvi vedere i bracciali. Ah, me li sto tirando in faccia i bracciali di Fiore. Questo ragazzo, adesso vi lascerò un mini video dove lui vi spiega chi è, cosa fa, vi presenta il suo canale e il suo progetto. Quindi vi lascio il video perché lui con le parole è molto più bravo di me. Good morning, this is a new day. Buongiorno Eleonora, grazie per aver deciso di collaborare con me. Questo è un piccolo video riassuntivo per far capire chi sono e quello che faccio. 3 mesi fa ho pubblicato il mio primo video. Ho riassunto chi sono e qual è il mio progetto. L'ho intitolato This is my story. Questa è la mia storia. Almeno fino a quel momento. Perché da quel momento in poi la mia storia l'ho voluta condividere con chiunque avrebbe voluto. Creo dei vlog giornalieri dove riassumo la mia vita e quello che faccio. Cosa faccio? Beh, dopo 2 anni di disoccupazione ho deciso di crearmi da zero un lavoro. E ci sto riuscendo attraverso creatività, costanza e positività. Voglio creare il mio brand di abbigliamento e ho cominciato producendo dei bracciali, quelli che vedrete in questo video. Questi bracciali mi permettono di far conoscere il mio marchio e ovviamente di vivere. Se ti piacciono e vuoi fare un regalo, farti un regalo, vai sulla mia pagina Instagram o Facebook, trova quello che ti piace di più, inviami l'immagine del bracciale tramite WhatsApp, trovi tutti i miei contatti sul mio canale e ti darò informazioni su prezzi e spedizioni. Condividendo ciò che faccio, ho notato come le opportunità sono arrivate da sole ed è incredibile come YouTube mi abbia aiutato a far questo. Mi raccomando, ricordati di questo nome, Di Fiore. Ti aspetto sul mio canale. Come avete potuto vedere dal video, ha una qualità altissima. Quindi, innanzitutto, come vi ha spiegato, se vi interessano i braccialetti in sé per sé, potete fare come ha detto lui, quindi contattarlo per acquistarli. E soprattutto io vi invito ad iscrivervi al suo canale perché è bravissimo, fa delle riprese con il drone stupende, tant'è che mi ha fatto venire la voglia di acquistare un drone. Nicola lo sa, infatti lo sto assillando. Qual è la mia fissa ultimamente? Cosa voglio comprare? Cosa telecomandata dal drone? Sì, mi ha fatto venire la fissa Quando proprio. ti passa qualche giorno, No, non mi ne esce passa, non mi un altro. passa perché poi quest'estate, appunto, se andiamo in Calabria e in Puglia, sai che belle le riprese. Eh sì, non ti conosco io se ti metti a far volare con l'aeroplano, no? Ma Non mi non sei ti conosco io, che poi me lo nessuno. rubi e cominci te a giocare sicuramente, altro che io. In questo periodo, mentre studiavo, non avevo tempo di vedere tutti i video che uscivano nelle mie iscrizioni. Uno dei pochissimi, pochissimi canali di cui ho visto tutti i video che ha pubblicato è lui, perché soprattutto quando siete giù, quando siete, non lo so, in un periodo, è proprio per staccare, è proprio veramente bello, le musiche, le riprese, cioè secondo me è proprio talento nel videomaking, quindi complimenti perché mi piacciono tanto tanto i loro vlog e anche i loro contenuti perché sono secondo me un bellissimo esempio di coppia qui su YouTube. Questi bracciali, in realtà, questi che vi ho fatto vedere sono di Kevin e quindi poi ve li farò vedere meglio lui in un video. Questo è quello che mi sono tenuta io e altri li ho messi nei pacchi dei giveaway, quindi poi quando ci sarà il video dei giveaway sul canale principale vedrete.
quale bracciale ho scelto per ogni pacco. Siamo fuori, siamo usciti, stavo dicendo, tutti e due insieme. Volevo farvi vedere l'outfit della sera. E il trucco, più che il trucco, questo trucco labbra, che sicuramente me lo chiederete perché è bellissimo, è un colore stupendo, è una matita di NYX, una di quelle automatiche. E soprattutto, guardate, look at the glow. Dove va? Guardate, è bellissimo. Cioè, in pratica è un mix di una base illuminante NYX, quella liquida, però quello che dà questo glow così, vedete, freddo, glaciale, è un ombretto di NYX, ragazzi, un ombretto in cialda singola sfusa proprio. Mamma mia, in cialda. Volevo farvi vedere l'outfit. Vediamo se riesco a trovare un'inquadratura, magari mi inquadri tu, Ami. Allora, ho questa maglietta di Zara, che in realtà è un body. Poi questi pantaloni, che sono del mercato, presi l'anno scorso. E poi ho queste scarpe, che sono quelle che vi mostravo nell'haul di Quantico. Dopo varie avventure con l'autobus, siamo finalmente arrivati a questo giapponese che sta in via Luigi Luciani. Si gioca questo con il gambero rosso? Tu non lo puoi assaggiare quello con il gambero rosso? No. Era buono, non era buono come a pranzo, però era buono. Abbiamo fatto l'errore di prendere... Omega Bark. Sì, e sto dicendo il plurale proprio perché non voglio lasciare le colpe a chi ha deciso di prendere la barca media, che è piena soprattutto di nigiri o nigiri, non so come si dice, non so come si dica proprio quella col riso e pesce sopra, che io non mangio, non mi piace. È stata la prima cosa che ho mai assaggiato del sushi. E proprio per quello non mi piace. Mi piacciono tutti i tipi di roll e odio i cetrioli. Questa barca aveva un sacco di roll con i cetrioli, un sacco di nigiri in giri. E poi vabbè, il sashimi, che comunque a Nicola piaceva, però era tanto. Mi sono dovuta riempire alla fine di cose che non volevo, anche se abbiamo lasciato due pezzetti insignificanti. E non ho potuto magari prendere altre cose che mi sono piaciute, magari altre che volevo prendere, che ho detto vabbè no, le prendo al secondo giro. Non c'è stato un secondo giro, cioè... Tutto è di lezione comunque, giusto? La barca in due, noi no. Ma poi la cosa peggiore di tutte è stata che mentre alla fine cercavamo di finire questi pezzi che comunque non ci piacevano, ad esempio io ho tagliato un pezzo di sashimi di salmone, ho tolto il cetriolo da un osomaki e ce l'ho messo dentro a fare tipo l'osomaki di salmone, perché il cetriolo non lo reggo. A un certo punto passa il camion dell'ama, raccoglie la spazzatura, se ne va. E comincia ad arrivare un tanfo, cioè non riusciamo a finire gli ultimi pezzi, un po' perché eravamo pieni, un po' perché c'è un odore terribile che ancora adesso un po' si sente, perché la fermata dell'autobus non è tanto lontana. In più c'è soltanto un autobus che passa qui e non passa. Faccio l'inquadratura che voglio, vai, parla. Allora, con questa bella luce... Ma questa inquadratura è oscena, Nicola prima o poi imparerà a fare i vlog. Perché ci stai riprendendo da solo? Questa è l'inquadratura da vlog. No? Questa è l'inquadratura singola, però. Vabbè, mi ha tolto tutto il rossetto con i tuoi bacini. Ci siamo sfondati troppo, siamo troppo stanchi. Io devo recuperare un sacco di giornate insonni per colpa dell'esame. E l'unica cosa che mi manca in questo momento è una fontanella, perché ho proprio voglia di acqua. E quindi stiamo andando. Io non ricordo se ho fatto la domanda del giorno. Penso di avervi chiesto qualcosa in realtà, tipo fatemelo sapere nei commenti, bla bla. Però non so se ve l'ho chiesto. Proprio tipo una cosa come domanda del giorno. Boh, sinceramente no, non mi ricordo. È un bel po' che non registro video, anche se voi ne avete visti pubblicati diversi, ma erano tutti preregistrati. Quindi facciamo che la domanda del giorno, in caso non l'ho fatta prima, o comunque in caso l'ho già fatta, ci saranno due domande. Vi vorrei chiedere, siccome appunto è un progetto e soprattutto una persona che stimo molto, volevo chiedervi se andate adesso a vedere il suo canale e fatemi sapere cosa ne pensate, se vi ho fatto scoprire un canale che vi piace, se lo conoscevate già o basta. Se hai qualcosa di carino da dire, dillo, altrimenti non dire niente. Ciao ciao, buonanotte. Nanda, buonanotte. Aspetta, mi hai messo in faccia, me l'hai messo. Buonanotte. Buona bacina. Cazzo di bacina. Se no non chiudo.